Benvenuti! La mia cucina diventa leggera ed eterea, dando vita a piatti unici e ricercati ed elegantissimi. Ospite oggi nella cucina di Camilla, Nadia Cristina Tappen, che ci propone nelle sue ricette la ricerca dei sapori tradizionali, prodotti eccellenti del territorio ed ingredienti davvero unici. 1, 2, 3, accendiamo i fuochi. Benvenuta Nadia! Grazie Camilla. Allora, cosa prepariamo oggi? Dei tortelli in brodo. Che detta così sembrano due tortelli in brodo, invece no. E salutiamo anche Maria, vero Nadia, che è qui con noi oggi. E Maria Procopio, titolare dell'azienda Sant'Anna a Campro San Giovanni. C'è un motivo, Maria, perché oggi è qui con noi, vero? Perché useremo i suoi prodotti nella nostra ricetta. Esattamente. Allora, io parto subito a dire ciò che ci occorre per i tortelli. 20 ravioli del diametro di 4-5 cm. Ingredienti per la pasta: 100 g di semola di grano duro, un uovo e un pizzico di sale. Stiamo intanto vedendo l'esecuzione alla perfezione eseguita da Nadia. Ora, cosa facciamo? Secondo step. Secondo step, prepariamo il ripieno. E qui occorre la ricotta di capra che ci ha portato Maria. E, infatti viene usata non molto spesso, ma diciamo che nella tradizione si usava. E quindi cerchiamo anche in queste ricette di un po' riproporre ciò che abbiamo già usato in passato da queste parti. Tradizione e innovazione, vero Maria? Tradizione e innovazione. Ed innovazione. Allora, io intanto do gli ingredienti per il ripieno. Sì. Tu, Nadia, procedi. Ok. 100 g di ricotta di capra, 40 g di caprino semistagionato, 20 bacche di lentisco, un pizzico di sale, un pizzico di pepe, olio extravergine di oliva. Quale olio stiamo usando, Nadia? L'olio dal medio. Per la frittura dei ravioli. Allora, perché i ravioli vanno prima lessati, poi messi qui ad asciugare in un panno pulito, perché successivamente andranno fritti. Cosa abbiamo fatto in questa ciotolina? Allora, qui dobbiamo adesso andare a pestare queste bacche di lentisco. Il lentisco è una pianta tipica della macchia mediterranea e diciamo che in Sardegna si utilizzava molto anche l'olio di lentisco, tuttora, però certamente ha una procedura molto complessa, lunga, però ha una particolarità che sprigiona proprio un profumo balsamico molto molto particolare, e quindi vogliamo cercare di insaporire questa ricotta di capra con proprio questo aroma particolare. Cosa facciamo allora? Infatti procediamo a pestare queste. Infatti mi prendo qua un cucchiaio qualsiasi. Il famoso fatto apposta. Allora, diciamo, mentre Nadia pesta il lentisco, Maria, allora abbiamo parlato di tradizione e innovazione, questo antico ingrediente unito poi alla ricotta. Tradizione e innovazione sono un po'. Racchiudono un po' la produzione dei tuoi formaggi. Assolutamente. Abbiamo sì. Già parlato, insomma, le tue caprette, insomma, tutto il tuo mondo. E che fai? Ci fai sto regalo che ci apri questo meraviglioso. Con molto piacere. Cupola, questa cupola meravigliosa. Oggi e ho voluto portare le mie, diciamo, i miei gioielli, quelli che produco. Qui c'è una piccola gamma perché ogni tanto mi piace anche variare, proprio per non stancare le persone che usano i miei formaggi sempre con lo stesso prodotto, quindi spaziare anche con le esigenze che uno ha di provare delle cose un pochino più innovative, che magari li trova a livello. Sento questo profumo meraviglioso. Industriale, sì che arriva molto bene. Sono le bacche che sicuramente unite alla ricotta di capra saranno un'esplosione. E allora i formaggi. I formaggi uno che per noi uno, vedrà, Maria, noi che qua vediamo l'elenco noi, preciso. Preciso. Precisissimo.
Allora, partiamo da una ricottina di capra. È una ricotta affiorata da solo siero, proprio per dare il senso della leggerezza. Poi abbiamo un primo sale, il primo sale è il classico che si faceva anche una volta, però a me piace proporlo in piccole porzioni, in modo che uno a casa non se lo ritrova in frigo per parecchio tempo. Lo compra, è buono e se lo mangia. E lo, boh, subito, lo finisce. Vai, così. Poi c'è una robiolina. La robiola non è del nostro territorio, ma è nordica. Io amo proprio questo tipo di formaggio, perché ha una punta di acidità. È fatta con i fermenti. A me la robiola piace. È fatta, sì, con i fermenti probiotici, quindi non solo arricchisce nel gusto, ma fa bene al nostro stomaco. Stop, fermiamoci alla robiola, perché intanto qui sta succedendo qualcosa. Continuiamo il tour dei formaggi tra mezzo secondo. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo pestato le bacche di lentisco. Poi dopodiché abbiamo aggiunto la ricotta, che così sì, ha una preso già di ricotta. Esatto, che così ha preso tutta questa questo olio essenziale che è contenuto anche in queste bacche, anche un po' del loro colore rosa, sì, un rosastro. Posso farlo, certo, vedere a favore di telecamera? Questa è una cosa meravigliosa, è diventato il composto rosa, come la mia cucina oggi è rosa, siamo tutte donne. Però non lo possiamo dire ad alta voce, tanto non ci sente nessuno. Quindi rosa come rosa la puntata, vedi, sei in tema, Nadia. Esatto. E abbiamo poi grattugiato un po' di questo caprino semistagionato, molto bello anche perché è bucherellato, è molto particolare anche nel sapore, ci dà perché questa ci sapidità. Sono questi buchi perché al formaggio? Perché è arricchito di fermenti probiotici. Ecco, sono proprio i fermenti. I probiotici sono quei fermenti che dicevo essere presenti anche nella robiola, che resistono l'acidità del nostro intestino e arrivano vivi fino alla fine. E quindi, anche digeribile. Digeribilissimi. Allora, questo è finito il nostro... Un pizzico di pepe che ho già aggiunto e praticamente è pronto adesso. Ed è pronto. Passiamo adesso, perché non è finita qui, no. Adesso viene il bello. Dobbiamo preparare il nostro... Allora, il nostro brodo. Esattamente, un brodo a base, cioè un brodo di carne, e qui la cosa vuole un po' ispirarsi alla famosa minestra maritata che si fa soprattutto nella zona di Napoli a Natale, quindi sempre una cosa molto del sud. Qui però non ci sono tutte le verdure che normalmente ci sono, tranne la borragine, che è comunque una pianta selvatica che va raccolta proprio in montagna o dove uno riesce a trovarla adesso in questo periodo. È la raccolta Nadia, eh? Sì, certo. Non è una falsità, è vero. Cioè lei si è vestita, cappellino, sciarpetta. Le aggiungo adesso. Stivali, è andata a raccogliere la borragine. Allora, e la buttiamo così nel, esatto, brodo di carne. Esatto. Quello che faccio ancora, aggiungo, dove? Qui. Questo è finocchietto selvatico che ho trovato anche sempre. Quindi ricapitoliamo: per la minestra un litro di brodo di carne ben ristretto, un piccolo mazzetto di finocchietto selvatico, foglie e fiori di borragine, 400 grammi di fungo detto gallinella o finferli. Esatto, questo si vede già qui, che ho precedentemente sbollentato leggermente e poi passato in padella, così lo troviamo già pronto e lo dobbiamo infine all'ultimo passaggio aggiungere alla nostra minestra. Allora tu procedi, io intanto procedo anche con Maria e col tour dei formaggi. Ci siamo fermati alla robiola. Sì. Ci siamo fermati alla robiola. Un altro formaggio molto buono è il tronchetto di capra, di ispirazione francese. Questo, ci sono delle muffette naturali, sono i batteri lattici che affiorano lentamente.
insieme. Maria, scusa, metti il microfono. Sì, vicino, bravo, perché io ti sento, ma se no da casa ci sentono male. No, devono. Allora, eravamo rimasti al tronchetto di capra e poi lo stracchino di capra, che secondo me è capra, magico. Wow. E sì, sì, è magicissimo. Già lo vedo da qui che è magico. È delizioso, con un semplice pomodorino, due fettine di pane, uno si gratifica. E che dire, siamo in paradiso. Il massimo. Ma dunque, quello che però attira la mia curiosità è questo. Questa è proprio una bombetta salutare. È una piramide di robiola ricoperta di carbone vegetale. Allora, abbiamo parlato prima dei fermenti probiotici che sono presenti nella robiola, sono presenti anche in questa piramide, che unita al carbone vegetale, il carbone è quello che noi prendiamo quando andiamo a fare delle... Per favorire anche la digestione. Bravissima, per eliminare i gas. E insieme ai probiotici ci aiutano a digerire. Ma e questa meraviglia. È una piccola carrellata. Gamma di formaggi freschi. E qui invece cosa abbiamo, qui, Maria? Poi andiamo sulla tradizione. La tradizione sono le classiche caciotte giovani e meno giovani di caprino. E abbiamo un... Mi avvicino? Sì, un attimo, così ve li racconto. Questo è uno stagionato. Che bello, ce li racconta. Ve li racconto. È uno stagionato di capra che è ottimo grattugiato oppure mangiato a fine pasto con un buon bicchiere di vino. E ci aiuta proprio... C'è anche il proverbio che dice mangia quello che vuoi, quanto vuoi, ma lascia la bocca al cacio. È il caso proprio di un bocconcino, un pezzettino di caprino con un buon bicchiere di vino. Caprino e bicchiere di vino, Maria, sei anche una poetessa. Dopo passiamo... Aspetta, perché sì, no, abbiamo... io te li avvicino. Grazie, perché ecco, così se no ce lavoro di meno. Poi abbiamo il formaggio che ha usato Nadia nella ricetta che sta preparando e anche una caciotta giovane da mangiare a tavola come pietanza. Ecco. Che meraviglia. Allora, fermiamoci qui, perché vorrei andare un attimo avanti con Nadia e la sua ricetta. Mm-hmm. I ravioli che sono stati lì messi ad aspettare, ravioli aspettate, è arrivato il vostro momento. Li scopriamo del tutto. Dobbiamo fare? Mi sposto di qua. Aspetta che te li passo io, se okay, vuoi. Ok, sì, forse è meglio è così. È meglio, sì. Da questa parte riesco. Sì. Meglio? Aspetta, allora, che qui io te abbiamo li già qui. Puoi eseguire i ravioli fatti sempre con un grano duro, una miscela di grani, di farine, di grani antico. E già spolentati, che andiamo a friggere. Perché non li ho fritti prima? Cioè, prima di... Cioè, perché li ho sbollentati prima? Perché così l'impasto rimane più morbido dopo la frittura. Invece se lo metto così com'è... Diventano più duri. Sì, quasi come un biscotto croccante, che è anche buono, ma in questo caso non va tanto bene per noi, per quel che vogliamo fare. Allora, prima di questo voglio, anche per il sapore, friggere queste tre foglioline di... Ma che meraviglia, qui siamo pieni di fiori, bacche, fiorellini, buonaggine, formaggi. Che c'hai, Maria, lì vicino? Finocchietto selvatico, e che dire? Allora, la borragine, se non la trovate, apparirà in sovrimpressione il numero di Nadia, privato, la chiamate e lei ve la porta, è vero Nadia? Non ti puoi rifiutare, dici devo fare questa ricetta, come faccio? Mi serve la borragine, non vi preoccupate. Eccoli qua, già pronti, allora li togliamo, ecco, ci dà un sapore in più all'olio. E poi certo, servono anche come decorazione. Certo, perché praticamente viene aromatizzato. Sì. Esattamente, e poi abbiamo anche una bella decorazione per dopo. Ok, allora procedo con i ravioli. Tu vai così intanto, tortelli, Maria. Ravioli tondi, come uno li vuole sì, chiamare. Intanto cioè. Maria finisce di elencarmi quelle meraviglie che ha vicino. Eravamo rimasti al gorgonzola e a quelle palle gialle di zafferano, com'è? Palline? No. Curcuma. Ah, curcuma. Lo zafferano dei poveri. No, è lo...
Perché lo zafferano chissà perché mi viene in mente, lo scopriremo più in là. Allora, un altro formaggio di innovazione è il io lo chiamo erborinato di capra, ma non è altro che il gorgonzola di capra. È un formaggio naturalmente nordico, però io amo questo formaggio ed è molto apprezzato dagli intenditori. La tecnica di lavorazione è tipica del gorgonzola, solo che nel mio gorgonzola erborinato chiamato da me non c'è l'aggiunta di grassi, c'è solo latte di capra e fermenti più il penicillium che lo rende venato di verde. Veniamo lì a questa scoperta questa meravigliosa. Questa è una chicca, sono le mie pepite. Le pepite di formaggio di capra, curcuma e pepe nero. Servono per aromatizzare, decorare i piatti, ma questo più che per valorizzare il formaggio, ho voluto un po' valorizzare la spezia. Siccome io sono una persona molto accorta nell'alimentazione, mi piace scoprire delle cose nuove, so che la curcuma fa bene, è un antinfiammatorio e abbinata al pepe nero viene assorbita di più. E quindi ho detto, e perché non dobbiamo dimenticare che sei una biologa. Non dobbiamo dimenticarlo. Quindi perché non stimolare biologa e pastora dopo. Allora ho ideato queste pepite di curcuma, formaggio, curcuma e pepe nero. Benissimo, allora io intanto, visto che Nadia ha fritto i panzerotti, stiamo chiamando in tutti i modi possibili, i tortelli, e ho notato che si sono gonfiati. Facciamoli vedere. Però adesso raffreddandosi tornano un po' al loro... Sì. Però l'effetto è meraviglioso perché quando li hai messi nell'olio si sono gonfiati. Guardate che colore che hanno. Sono bellissimi. Sono da questa cucina di Camilla, oggi è imbandita davvero in una maniera splendida. E per completare la tua ricetta, Nadia, è rimasto un'ultima cosa che dobbiamo spiegare e far vedere. Le cialde di caprino. Per eseguire le cialde di caprino abbiamo la necessità di 200 g di caprino stagionato. Mm-hmm. Spieghiamo un attimo il procedimento? Bene, abbiamo allora questi qui, che sono delle cialde fatte sempre con questo formaggio meraviglioso, questa caciotta qui, semistagionata. E abbiamo preso praticamente una padella antiaderente, ci ho messo sopra un foglio di carta forno, poi il formaggio già grattugiato sopra e poi con fiamma abbastanza vivace uno aspetta che si sciolga. Quando inizia a dorarsi, uno deve togliere la padella dal fuoco e con la carta si mette su una spianatoia come questa. E poi vengono ritagliati subito con abbastanza velocemente con una formetta tonda queste cialde rotonde. Che belle. Allora, le cialdine, devi sapere Nadia, che è una cosa che mi ha sempre incuriosito e effettivamente non è difficile quindi da fare. No, bisogna solo avere un po' di velocità. Esatto, nel momento giusto. Volendo si può anche fare al forno, quindi se uno vuole stare lì a controllare meglio sul fuoco, allora sceglie quel metodo, se no in forno è la stessa cosa. Benissimo, allora queste mettiamole qui, vero? Serviranno sì, dopo. Sì, servono solo dopo. Successivamente. Mm-hmm. Maria, allora, abbiamo parlato dei formaggi, di alcuni tipi di formaggi che produci, qua è davvero uno spettacolo, una meraviglia. La particolarità è la digeribilità, perché il tuo latte che cosa?
Allora, innanzitutto il latte di capra e il latte delle mie capre sono le capre bianche, le Sanen, che fanno una quantità maggiore di latte con una quantità minore di grasso. Poi il grasso del latte di capra è formato da globuli molto piccoli che non rimangono aggregati tra di loro, per cui sono molto più digeribili. Infatti è il latte consigliato ai bambini che sono intolleranti, il latte di capra. E naturalmente poi i formaggi sono dei formaggi molto digeribili. Uno li mangia e non si sente appesantito. Quelli freschi, quelli stagionati, naturalmente per effetto dell'eliminazione perfetto dell'acqua, sono un concentrato di sostanze poi preziose, il calcio, fosforo, e mancanza di acqua fanno mangiare un pochino di meno, però ti gratificano. Ti danno una grande soddisfazione. Assolutamente, allora, sì. Maria, i tuoi prodotti varcano i confini della Calabria e dell'Italia, quindi allora, a seguire? I miei prodotti, io faccio pochi prodotti, mi rivolgo a chiunque voglia acquistarli, naturalmente presso la mia azienda. Ricordiamo, però, l'azienda come si chiama? L'azienda Sant'Anna, ed è a Campora San Giovanni. Però la soddisfazione più grande è che servo alcuni ristoranti anche fuori all'estero. Dalla Calabria, che ho anche avuto all'estero. E anche all'estero, naturalmente hanno avuto la possibilità di assaggiarli e di tanto in tanto li usano per i loro ristoranti. E ne sono diventati dipendenti. E brava, sono diventati quasi dipendenti. Allora, diciamo. Dunque, abbiamo aggiunto i funghi come ultimo passaggio. Che dici, Nadia? Siamo pronti per l'impiattamento? Sì, adesso siamo pronti. Siamo pronti? Mm-hmm. Allora, a tra poco. L'onore dell'assaggio a Maria. Grazie, mi onorate stasera, mi onorate. In genere assaggio io, sono un po' invidiosa oggi. Questo piatto è un trionfo di colori e di sapori. È etereo come Nadia. Brava. Già mi emoziono solo l'idea. Che profumo, che meraviglia. Vai Maria. Però parla. Stanno parlando i sensi. Allora, proprio, è un piatto delizioso, buonissimo. Mai assaggiato qualcosa di così buono. Complimenti a Nadia che l'ha elaborato, a Camilla che ha acceso i fuochi, le ha dato la possibilità di farlo. E grazie a me che adesso me lo gusto. E hai portato anche, insomma, la materia. Complimenti, è davvero davvero buono.
E io vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo che sulla pagina Facebook La Cucina di Camilla troverete gli ingredienti e lo svolgimento della ricetta. Nadia, noi ci rivediamo, buon appetito! Molto volentieri! Caccavari Gioielleria, dal 1958 sinonimo di eleganza e raffinatezza, nel settore dei preziosi e non solo. Offre una varietà e un vasto campionario di articoli oggettistica e arredamento per la tavola. L'esperienza, la competenza e la tradizionale serietà che li ha sempre contraddistinti consentono di trovare le giuste soluzioni per ogni occasione. Gioielleria Caccavari, per una scelta elegante fuori dal tempo. San Valentino è alle porte, conquistare il vostro lui sarà semplice se seguirete il nostro consiglio. Quale consiglio? Prenderlo per la gola, preparando dei dolci davvero speciali. Oggi ve ne proporremo due, un dolce della tradizione e un dolce moderno. Che dolce sia! Amali! Guarda qui, una festa. Ciao, di cuori, Camilla, un trionfo di cuori. Allora, parlavamo di questo dolce della tradizione. Già. Era un dolce che si preparavano le future fidanzate per gli ziti, infatti si chiama torta degli ziti, prima del matrimonio, ma anche dopo, durante il matrimonio, si offriva a chi ti veniva a trovare. Si offriva proprio così, Amali, guarda che bello, come l'abbiamo preparato noi, su un vassoio e su un centrino ricamato. Eccola qui, la torta degli ziti. Come l'usanza antica. Un'usanza sì, antica, e prendere per la gola, no? Ritorna, esatto, il concetto di prendere per la gola il fidanzato. Io vado avanti, Camilla. Iniziamo subito, se sei d'accordo, aver spiegato questa torta della tradizione calabrese. Guarda un po', ok, così mentre tu incominci la scatola magica di Amali a dare gli ingredienti: 120 g di zucchero, 3 uova, 60 g di olio di oliva, 500 g di farina, 60 g di latte, una bustina di lievito, 100 g di mandorle ridotte in scaglio. Noi abbiamo usato, Camilla, per esempio le noci oggi, le granelle di nocciole. La granella di nocciole e una buccia di limone grattugiato, e questo è quanto. Guardate che meraviglia. E come stai procedendo, Amali? Camilla, perché, io sto, ecco, diamo zucchero e uova, dando un po' di volume così a mano, molto semplicemente. Poi andrei ad aggiungere l'olio d'oliva, perché questo è una, non mancava mai. Esatto, è un dolce di origine contadina, un dolce, esatto, semplice, con ingredienti semplici, gli ingredienti che si trovavano in casa, un po', esatto, di farina, una scorzetta di limone, l'olio d'oliva, e si creava quindi questa torta per gli ziti. Ziti. Ziti, era anche per, in occasione del matrimonio si preparava, prima delle nozze. Proprio. Prima delle nozze, durante, sì, il fidanzamento. Si da offrire agli ospiti. Questo dolce era un tormentone. Esatto, si offriva agli ospiti che andavano a trovare i ziti. I ziti. Senti, Amali, allora, prima montiamo per fare questa torta, insomma, per bene. Guardate, sì, che bella, poi viene voluminosa, tutta bella voluminosa, che poi in fondo è quasi una pasta frolla, esatto, diciamo. Infatti si possono fare anche dei filoncini, cioè lo possiamo usare come preferiamo. Ma che stampo, bello il corteggiamento antico calabrese, magari si tornasse un po' a questa tradizione delle serenate, delle canzoni d'amore sotto le finestre, le lettere d'amore, ormai no, non, queste cose non esistono più, ma sarebbe davvero tanto tanto bello. Esatto. Voi però potete, tramite questo dolce, rievocare un po' tutto questo, esatto, vero? Ritornare un po' indietro nel tempo, perché le tradizioni non poi ci riportano perso anche a questi sentimenti puri. Esatto. E belli. Allora, Amali, allora, che stiamo a fare? Ho fatto uova e zucchero, ho messo, sì, l'olio, poi la farina, adesso metto un po' di latte per idratare, come vedi il composto resiste, è un po' duro, però non dobbiamo preoccuparci perché amalgamiamo il tutto. Sì. Poi a questo punto possiamo mettere la granella di nocciola nel nostro impasto.
Sì. Che è anche piacevole. Se avessimo avuto granella di come mandorle. Come ci piace questa torta. E poi davvero semplice, semplice. Esatto, sì, sì. Voi potete prepararla e servirla poi chiaramente ora, noi vabbè la stiamo proponendo per San Valentino, ma esatto, insomma è una torta da prima colazione, esatto, anche meravigliosa, meravigliosa, sì. Quindi è abbastanza semplice il solo tutto. In ultimo mettere il lievito, Camilla, ora mi la faccio sì, perché l'impasto è un pochino, diciamo, sì, deve rimanere un impasto consistente, un po' consistente, sì, perché sì, in sì, effetti erano, noi ora abbiamo dato una forma un pochino più moderna di plum cake, ma erano come dei filoncini, sì, di sì, pane. Questo possiamo lavorarlo, per farvi, sì, fare delle forme, per farvi delle capire la forma, sì, un po' la pasta poi delle cuzzupe rievoca, esatto, è vero. Allora, ecco che qua, infine il sì, lievito, il lievito, benissimo, e continuiamo ad amalgamare il tutto. Sì, fino a portare tutto nello stampo. Bene, giriamo, giriamo, giriamo. Sarebbe prendiamo il caso lo di sporcarsi stampo le mani qua. Ecco. Infatti stavo dicendo, ma che sta facendo Amalia? Io oggi la vedo tutta signorina. Com'è che non ci hai affondato le mani? Perché insomma l'impasto un pochino... No, ma tanto si riesce lo stesso. Ecco qua, il sì, mio stampo foderato di carta forno. Bene. Però ti ripeto, con un po' più di farina potevamo stenderlo e fare dei filoncini come... Sì, perché era... anticamente era così, esatto, era diciamo un filoncino di pane. Sì, che poi si spennellava anche con zucchero e uova. Sì, perché per dare poi questa doratura esterna, esatto, si spennellava col rosso dell'uovo, esatto, no? Per dare un po' di doratura fuori. Allora, ci siamo. Sì. Direi, Amalie, se sei d'accordo di metterlo nel forno. Quindi, come vedete, è un dolce davvero semplice, ma veloce. Fatelo perché è molto buono e poi rievoca tutta questa tradizione di calabrese, alla quale noi facciamo sempre riferimento. Per quanto tempo in forno? Guarda, un 45 minuti, Camilla, poi l'odore ci parlerà della quindi cottura. 45 minuti per quanto... Ma anche di gradi, intendo 160 gradi. 160 gradi. A tra poco con un'altra specialità di Amalie, una torta a forma di cuore. Vi abbiamo raccontato la Calabria e la sua tradizione e con la torta degli zitti. Adesso guardate qui che spettacolo, Amalie ci preparerà oggi una torta a forma moderna, di cuore moderna, che ha un ingrediente davvero unico. La sentite che nome? Namelaka. Namelaka, namelaka, ed è la nuova arrivata nell'Olimpo delle creme, ultra cremosa, una specie di ganache ma non è una ganache, esatto, una crema ma non è una crema. Che cos'è? È una crema delicata, leggera, a base di panna fresca, di latte, è versatile, una crema favolosa perché può essere utile usata così come una ganache, ma può essere anche usata montata, quindi dopo che la lasciamo riposare 12 ore, dopo averla composta, lasciandola riposare in frigorifero, la togliamo ben fredda e può essere montata come una crema. Mi dai, Amalie, se sei d'accordo, dalla scatola magica gli ingredienti, sì, sì, per preparare questa fantastica torta? Guarda la mia ricetta di oggi. Eccola qui. Allora, 500 g di cioccolato bianco, 300 g di latte, 15 g di glucosio, 8 g di gelatina, 600 g di panna, 40 g di pasta di pistacchio. Questo è quanto serve per preparare questa delizia. Vedi, davvero è allora, una capito, torta scenografica, sì, sì, davvero. Ti riepilogo quello che ho fatto, quindi esatto, ho messo il latte quasi a sfiorare il bollore unito col glucosio e la colla di pesce idratata. Quindi ho unito questi quindi tre la colla di pesce la lasciamo nell'acqua ad ammorbidire per quanto tempo? 10 minuti, non di più, perché sennò minuti, perde le sue caratteristiche. Bene, si scioglie. E poi la inserisco nel latte glucosio e la faccio sciogliere e amalgamo per bene. Una volta che saranno ben sciolti, la gelatina sarà ben sciolta, quindi ce ne rendiamo conto guardando il nostro latte. Sì. La versiamo. Non devono restare grumi, quindi scegliete, esatto, nel scegliete la gelatina. Versiamo sul nostro cioccolato. Sì. Bianco. Io questo ho messo... è cioccolato bianco che noi precedentemente, esatto, abbiamo fatto sciogliere. Un po'. Già uno l'ho fatto sciogliere io.
Non lo diciamo. Non lo diciamo. Non lo diciamo, ho fatto un danno, Amari poverina sudava, era distrutta. Il cioccolato è delicato, bisogna avere rispetto. È delicato il cioccolato, va trattato con i guanti bianchi. Ma noi ce l'abbiamo perfetto adesso, sì, è ben l'abbiamo quindi ammorbidito e andiamo ad incorporare questo cioccolato. Sciogliamo il cioccolato perfetto, per qualche minuto. Perfetto. Una volta che sciogliamo il cioccolato, facendo passare un po' per stemperare il latte caldo, sì, quindi vedete come va mescolato, come viene un composto proprio vellutato. Ancora no, ti farò vedere come verrà dopo, perché ancora ora più aggiungiamo il nostro pistacchio di bronte. Ancora di più. Sì, ora sì, questa preparazione, questa namelaca che è usata adesso va impazza, esatto. Tutte le torte sono fatte con questa crema, perché guardate, è veloce, che Camille, è veloce ed è molto buona, è vellutata. Delle chicche, delle cose che dice, no, preparo una torta, come? Con una crema che si chiama namelaca, ed è questa, veramente seguiteli tutti i passaggi, perché sì, farete davvero un figurone, esatto. E si può chiaramente mettere cioccolato fondente, al latte, cioccolato bianco, aromatizzarla con tanti modi, sì, arancia, sì, vaniglia, pistacchio, sì, esatto, caffè, come vi pare. Aggiungo la mia panna fresca, col 35% di grassi, quindi una buona qualità di panna. Benissimo, quindi a questo composto mettete ciò che vi piace. Noi in questo caso abbiamo usato il pistacchio. Esatto, esatto, ma la potevamo fare con cioccolato fondente. Certo, quello che vi pare, la namelaca è bella perché è una crema che si può personalizzare, esatto. Cioè ognuno la può fare come gli pare, a gusto proprio. Noi abbiamo scelto il pistacchio, sì, oggi ci andava così. Ebbene, non incorporare aria, quindi dobbiamo prestare attenzione a questa operazione, cercando di emulsionare senza farli incorporare quindi aria. Quindi in profondità, un po' più sì, giù. Sì, esatto, perché sennò facciamo incorporare sì, aria. Questo serve per praticamente creare un composto liscio e vellutato, no? E omogeneo, quindi far sì che la gelatina venga tutta incorporata nel latte, nella panna. Perché questa è una preparazione, una crema ariosa, nel senso che è bella morbida, è vellutata, no? Ed è anche delicata, cioè sì, la dovete, tutti i passaggi che noi stiamo facendo li devono seguire alla lettera, sì, per avere un buon risultato. Certo, ecco, diciamo che mi posso anche fermare, come vedi è sì, molto veloce e non è niente di difficile. Guardate questo punto, qui, Camilla, questo composto finora, esatto, io ti ho seguita alla perfezione. Io ora mi sono comprata questo per San Valentino. Vabbè, San Valentino abbiamo detto che diamo insomma la forma del cuore, no? Esatto. Questa torta. Ma a prescindere comunque da San Valentino, Amali, cioè la torta a forma di cuore anche per un compleanno. Sì, noi possiamo fare bicchierini monoporzione, esatto, con diversi strati di namelaca colorati. Possiamo usare anche, vedete, inserirlo sì, in dei semplici stampi di silicone. È comodo usare lo stampo di silicone perché la namelaca messa in congelatore recupera consistenza, quindi possiamo sformarla con facilità. Certo, questi stampini sono comodissimi. Io ti devo dire però una curiosità, perché sono andata così a guardare San Valentino di qua, San Valentino di là, ma sai che in Calabria esiste la città dell'amore? No. Ed è Belvedere Marittimo, è un bellissimo paese che si affaccia sul Tirreno e custodisce le reliquie di San Valentino dal 24 maggio del 1700. Vennero date in dono al paese per volontà del Papa e sono custodite nel convento dei Cappuccini. E il giorno di San Valentino a Belvedere Marittimo, visto che ci sono, ecco, esatto, le reliquie che custodiscono del sangue e delle ossa proprio di San Valentino, c'è una grandissima festa in cui partecipano le coppie che hanno fatto 25-50 anni di matrimoni per i loro anniversari e si scambiano promesse d'amore per tutta la vita. Che cosa romantica! Ma che dobbiamo cosa andarci, romantica! Questo proprio in Calabria, ci dobbiamo andare. Io non lo sapevo, lo sapevi? No. Visto quante è cose. È un'amica che va spesso a Belvedere, vedi? Mi parla molto bene. Vedi quante cose dobbiamo ti dico. Allora, bando alle ciance, sennò qua io parlo. Mi sono fermata, Camilla, sì, per mostrarti che noi, riempiendo lo stampo per metà, potremmo a questo punto procedere mettendo un disco di acquore di ganache al cioccolato. Aspetta, allora. Possiamo arricchire abbiamo la nostra torta. Inserito la nostra namelaca.
per metà dello stampo. Sì, esatto. Adesso Amali, mica è finito qua. Ecco. Hai preparato un pan di Spagna, il pan di Spagna noi l'abbiamo già dato tante volte. Andate sulla cucina di Camilla, esatto, dove vi ricordo comunque che troverete sempre le ricette di Amali con lo svolgimento e tutti gli ingredienti. Esatto. Quindi andate lì. A questo lì. Punto noi dovremmo fermarci e metterlo in freezer a rapprendere e poi procedere con i successivi strati, quindi uno strato di ganache al cioccolato. Allora, spieghiamo bene, perché noi ora chiaramente... Se io vado a mettere il pan di Spagna adesso mi precipita giù, cade, quindi certo, devo fermarmi e fare le cose in più step. Allora, vado. Riepiloghiamo, sì, noi abbiamo messo questa namelaca, il primo strato, la mettiamo nel freezer, sì, sì, per sì, quanto tempo? Anche, guarda, anche in 3 ore sarebbe il caso, perché tanto questa rimane ore qui, non si solidifica. Poi voi la riprendete dal freezer e procediamo e con lo mettiamo strato il pan di gelé, si può mettere la gelé di frutti di bosco. Facciamola vedere, Amali. Ganache perché... al cioccolato, questa alla fine a chiusura si mette poi sulla gelé o sulla ganache al cioccolato, si mette un altro strato di namelaca e a chiusura a finire il nostro pan sopra di Spagna, sì. Esatto. Quindi poi tu dici tra i due strati potete mettere una, esatto, crema. Poi può riposare in frigorifero anche 12 ore o in freezer se vogliamo, e la possiamo usare poi quando vogliamo. Si mantiene anche in frigo per diversi giorni. Quindi anche giorni dei frutti di bosco, sì, anche insomma quello, sì, che più vi piace. Io l'ho detto, la namelaca che è una crema, guarda, io personalizzata. Esatto. Per ultimo mettiamo il pan di Spagna. Quindi questa non si può completare in questo momento. Però no, abbiamo fatto, certo, allora noi come... facciamo così, Amali, adesso spostiamo tutte queste, sì, cose in maniera che ci sistemiamo, sì, per so bene la torta lì dove è giusto che sia, dove è il suo posticino, perché altrimenti non... Qui vabbè, esatto, tu hai preparato dei... Ho fatto il degli cuoricino stampini che va sulla torta, vedi? Sì. È la dose che io ho dato nella ricetta, è utile per fare questi stampi proprio in modo preciso. Quindi il questo cuoricino più... è fatto sempre con lo stesso concetto. Poi l'ho glassato con una glassa a specchio, ci sono le ricette, si fa con glucosio e acqua. Questa glassa a specchio abbiamo detto che poi la vedremo, sì, infatti in una puntata, perché niente sono difficile, bellissime queste glasse, le dobbiamo assolutamente proporre. Quindi alla fine decorerete con dei pistacchi. Esatto, perché l'esterno ci rievoca quello che c'è all'interno del nostro dolce. Certo, no? Se avete è messo carina invece dei frutti di bosco, decorate fuori con dei frutti di bosco. Se tra uno stratellato altro avete messo del cioccolato, delle scaglie di cioccolato, anche, insomma, poi la fantasia. Con un vellutino moderno, vedi? Ecco, questo vengo... fatto dello spruzzo è bellissimo. La ganache a specchio, perché che è una cosa... abbiamo terminato la torta, sì, esatto, quindi poi una la togliamo dallo stampino. Almeno 12 ore in freezer. Noi compriamo queste bombolette che sono facili da reperire, di burro spray, e andiamo a spruzzarla senza... Ma guardate che meraviglia, è bellissima. Vedi che carina? Bellissima, bellissima, bellissima veramente. Allora, abbiamo raccontato la tradizione di una di un dolce antico della Calabria. Esatto. Ora invece vi abbiamo proposto un dolce moderno e di effetto, e che dire, sì, un po' di zucchero a velo non guasta mai. Certo. E io vi saluto, buon San Valentino a tutti, e direi che l'amore è l'energia più grande del mondo. L'amore vince su tutto. Vince su tutto. Ciao. Ciao.